Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Grazie ragazzi, siamo quasi arrivati a 750 iscritti, me ne mancano due ad oggi, in questo momento a 750 iscritti. Grazie ragazzi, grazie veramente con tutto il mio cuore. Per quelli invece che non si sono ancora iscritti, <ride> ragazzi ditegli qualcosa voi. <ride> ricordatevi anche che esiste una playlist eh, ragazzi una playlist dove potete vedere altre costruzioni non tante perché i soldi sono quelli che sono ma qualcos'altro si può trovare allora ragazzi numero 86 oggi andremo a fare la presentazione certamente di questo nuovo fascicolo ma non il montaggio completo è molto semplice il montaggio e eh? poi tra l'altro ci sono dei pezzi che non vanno usati in questa fase appunto dell'86 ma verranno poi eh, usati successivamente nelle altre uscite ma al di là di questo adesso entriamo nel dettaglio e vi faccio appunto capire meglio il perché in questo numero Michele non effettuerà il montaggio completo Questo è il contenuto del numero 86 che andiamo subito ad aprire. All'interno troviamo una serie di viti im. Dai, stavo pensando quale parola. Quale parole usare meglio? <ride> Comunque, evidenziate dal colore nero. Ricordate che il colore nero indica che vanno avvitate esclusivamente nel metallo. Quindi, qui possiamo usare per crearci il filetto nello stesso metallo dove poi andrà avvitata la vite, il grasso o l'olio. E M sta per metallo. Allora, una serie di viti IM, poi abbiamo. Tutto di plastica, nessun problema ragazzi, di ferro ne abbiamo finché ne vogliamo sulla nostra armatura. Abbiamo la piastra destra della schiena, la piastra sinistra della schiena. Stavo guardando come hanno realizzato questo pezzo insomma che tipo di, di cristiano ha eseguito questo pezzo perché dirvi che è fatto è veniciato male è dirvi poco guardate qua è più scuro qua è più scuro qua hanno catturato della polvere dentro nessun problema ragazzi manderemo indietro alla De Agostini e ce lo facciamo sostituire non hanno un controllo qualità, ci dispiace, e noi lo rimandiamo indietro. Va bene, poi abbiamo il dettaglio interno destro e dettaglio interno sinistro. Queste sono le due placchette che poi andranno a coprire la vite che metteremo, la IN-M, che bloccherà poi la schiena al nostro torace. Poi parleremo anche di queste, ok? Riponiamole nell'interno del blister e poi abbiamo 1 e 2, dettaglio sinistro e destro del petto, che andranno a coprire ovviamente le viti che andremo anche a mettere nella parte anteriore della nostra armatura. Per bloccare schiena e torace, e queste saranno di finitura. Andiamo a mettere via anche queste. Perfetto. Allora, ragazzi, perché all'inizio vi ho detto che non monterò tutto questo numero 86, seppure molto semplice? Per quello che vi sto per andare a dire adesso. Allora, innanzitutto, ragazzi, abbiate pazienza. Non so quanto durerà questo filmato, non lo so, <ride> però ci tengo a farvi vedere un po' di cose. Per poter procedere comunque all'assemblaggio dell'86 è necessario prendere questo pezzo, fate sempre attenti, attenzione a queste due alette, ed andare a prendere la parte della schiena. Una cosa vi dico, poi successivamente, se riesco ragazzi, farò un filmato anche di questo. Guardate come tutto si apre perfettamente. Voi direte, ma anche a me Michele. Sì, però a voi questo pezzo vi balla tutto. Destra e sinistra, fateci caso. Probabilmente vi balla tutto e questo, nella, eh, e questo credo che vi cadrà giù. Io qui ho messo... Due rondelle che ho fatto io e potete vedere una è qui e una è qui. Ho messo la rondella, il metallo, questo, la rondella, il metallo, e questo. Stessa cosa, chiaramente ho fatto di, ho fatto di qua. Questo ha permesso di creare uno spessore ottimale per dare la giusta consistenza al movimento di queste, poi un'altra cosa che non c'entra sempre nel numero 86, ma mi viene da dirvelo prima che mi dimentico, vi ricordate quando abbiamo montato questo pezzo che ci sono queste orribili sbavature qui, che non vi permettono, non a tutti magari, ma non vi permettono di andare a far coincidere perfettamente il pezzo a filo qua, vedete? Io queste le ho tolte, perché tanto la plastica è rossa anzi no forse questa è nera comunque io le ho grattate vedete le ho grattate poi andrò a ritoccarle con del rosso il rosso poi vi dirò anche qual è me lo hanno detto anche a me a mia volta perché non lo sapevo nemmeno io e facendo appunto questa operazione che sentite che c'è un gradino terribile qua se non lo fate io a questo punto sono riuscito a far perfettamente aderire il pezzo contro l'altro pezzo, qua vedete? Stessa cosa ho fatto qui? Ho grattato questa plastica qua. Non rovinate qua, eh? non rovinate qui e state attenti a non consumare la linea perfetta di questo filo, eh? se no è più il danno che andate a creare piuttosto che quello che siete andati a cercare di sanare, ok, ragazzi. Perfetto, a questo punto arriviamo al montaggio dell'86, cosa facciamo? La prima cosa che io vi voglio dire è che quello che andremo a fare adesso, nessuno di voi è tenuto a farlo. È ovvio che nessuno di voi è tenuto a farlo, ma ci tengo a precisarlo perché se poi create del danno al vostro modello perché non siete tanto esperti o non seguite bene quello che vi dico, e il rischio c'è che possiate crearlo e eh, non va bene, ok ragazzi? Quindi mi raccomando. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a fare la prova per vedere se tutte queste parti qui, una volta chiuse, risulteranno in perfetta linea con queste qui. Per fare questo, il primo consiglio che vi do è questo. Andate a svitarvi. Questi che sto levando adesso li potete vedere nel video precedente. Andate a cercarlo. Parlo di questi pezzi che ho fatto. Andate a svitarvi questo, non ci vuole nulla. Perché? Perché dovete fare la prova dell'incastro e questo vi crea problemi. Lo andremo ovviamente a mettere nell'ultimo momento quando siamo certi che tutte apposte dovremo chiudere la nostra armatura, che è quello che ci dicono di fare qui. Io preferisco, perché il modello è mio, ecco perché vi dico ragazzi, mi raccomando, fate quello che volete, preferisco andare prima a vedere come si comporta. Allora, andiamo ad inserire prima di tutto questo, lo andiamo a inserire qui nel suo alloggiamento quindi tirate su le due alette piano piano con delicatezza non dalla punta da qua andiamo ad inserire come vi ho appena detto il segmento all'interno del suo spazio ecco qua siamo a posto mettiamo un dito qui e andiamo a premere qui. Ecco fatto, vedete? A questo punto lui ci dice chiudetelo. E eh no, io voglio andare a vedere cosa succede qua. Quindi controlliamo qua se siamo in linea e io direi che qua siamo perfetti. Qui non lo siamo affatto. Prima di tutto assicuratevi che sia tutto perfettamente aderente. Qui non lo siamo affatto, vedete? Guardate. Guardate che gradino che abbiamo qua. Non è molto bello, eppure questo è avvitato, eh? Ok? E poi andiamo a vedere questo che è quello che penso che darà problemi a molti di voi. Guardate, non si può lasciare una cosa del genere. Quindi a questo punto, cosa vado a fare? Ecco perché vi dico ci vuole pazienza. Ecco perché vi ho detto all'inizio non andremo ad effettuare il montaggio di questo numero 86 che tra l'altro è molto semplice dalle istruzioni, non vi serve assolutamente Michele per farlo, io vi farò poi vedere per carità, però questo che mi interessa di più è quanto vi sto dicendo. Quindi andiamo di nuovo ad aprire qui, sempre il dito qua dietro prima di fare la leva, una volta aperte queste due, andiamo a separare nuovamente il pezzo, Prima da una parte, poi dall'altra, lui si leverà piano piano, eccolo qua, senza fretta. Ecco, andiamo a questo punto a levare questa vite. Perché il problema, ragazzi, è nel foro di questa plastica che hanno forato loro. Vedete? Infatti, se andiamo a tirarlo più in giù, non seguendo il foro, potrete vedere che è sfalsato rispetto al buco. Vedete? Così è giusto e così no. Andiamo a questo punto senza mettere la vite, sfiliamo questo, andiamo a rimettere questo pezzo qui. Ci vuole pazienza, ma si riescono a ottenere risultati estetici sicuramente migliori. Non schiacciate sulle plastiche, eh, mi raccomando, sempre sul metallo. Ecco, fatto. Perfetto. E adesso guardate. Andiamo a chiudere questo che andava bene. Non guardate il capello, eh ragazzi, cioè il capello proprio, però ecco, se è qualcosa di veramente antiestetico è diverso. Andiamo a questo punto a mettere senza vite a posizionarla sopra e vediamo come si comporta. Allora, guardate, vedete? Guardate adesso? Vedete che è perfetta? Vedete che è perfetto anche qua, guardate, aspettate, prima era così, vi ricordate? Adesso io lo posso mettere così, vedete? Ed è perfetto. Tenendo fermo qui, noterete che è perfetto anche dietro. Quindi ragazzi, se prima questo era così, ok? Tiriamo su, se prima questo era così. Cosa bisogna fare, leviamo il pezzo, leviamo di nuovo questo, vi faccio vedere. È un po' lungo il video, però eh, spero di essere eh, di riuscire a essere chiaro. Per me è tutto semplice fare queste cose, ragazzi. Mi è difficile spiegarlo perché mh, ho paura di non essere chiaro. Hm? Quindi, scusatemi se tante volte ripeto la stessa cosa, lo stesso concetto, magari in maniera leggermente differente allora guardate prima di levare questo prima vi ricordate che era giù questo quindi sappiamo che dobbiamo tirarlo su ricordatevi questo va tirato su ok perfetto leviamo questo leviamo nuovamente questo sempre con attenzione piano piano non tirate forte che lo rovinate con attenzione fate leva di qua fate leva di qua Ecco, vedete io come faccio a fare le pause qui o mandare avanti se non vi faccio vedere tutto, non riesco. Ah, ah, attenzione, eh, stavo facendo un errore, vedete? Non avevo tirato su queste alette. Attenzione, mi distraggo perché, siccome ho tolto questa, non ho pensato a quest'altra. Torniamo a noi. Qua. Eccolo qua, metteteci anche un minuto in più, ma non abbiate fretta. Adesso ricordatevi che questo pezzo qui guardate era giù così. Ok, qui ci dice: secondo quanto ho detto prima, di tirare su questo. Quindi, che cosa devo andare a fare io? Se questo devo poterlo tirare su, vedete che però poi non, non combacia più sotto il, il, il filetto, guardate, è ovvio, no? Quindi cosa vado a fare? Beh, ma ragazzi è molto semplice, ve lo faccio vedere. Vado a consumare questo foro qua, non in larghezza assolutamente, ma vado a portarmi giù questo spazio qui, me lo tiro appena appena un po' più giù per darle più gioco appena appena non allargatelo questo foro dovete andare in giù eh? in, in giù verso questo lato qua verso destra perché questo va tirato su così quindi allargare di qua non serve a niente allargare il foro non serve a niente serve andare giù di qua adesso io metto la pausa e vi faccio vedere vi faccio vedere ovviamente il lavoro finito ragazzi perché se mi metto a farvi in diretta il lavoro ci metto 5 minuti soltanto a farvi il video eh? anche perché devo inquadrare devo stare attento a non uscire appunto dall'immagine che sia a fuoco vi ho già detto di prendere un qualcosa che a voi serva per allargare non per allargare non per allargare ho sbagliato non per allargare questo foro perché se mi allargate questo foro la vite poi dovete metterci una rondella per carità la trovate però per usare la stessa vite dovete scendere con un taglio qui sul, sulla destra proviamo Eccoci noi qua ragazzi, siete pronti? Mi raccomando però, fatela questa iscrizione al canale a Michele. Mi raccomando ragazzi, ma non sapete quante volte lo smonto il modello per cercare di aiutarvi, sono fatto così. Allora, guardate, guardate bene il buco come ho agito. Vedete? Prima era qui. Guardate, vedete che sono andato in basso sulla destra? Si vede, ragazzi? Aspettate, ecco qua. Io sono andato a consumare. Guardate come ho fatto. Ho preso questa punta. Che numero è, ragazzi? Ma che importanza ha? Che numero ha? Deve entrare nel buco, non deve entrare giusta. Deve ballare nel foro che è originale nel vostro pezzo. Poi, guardate cosa ho fatto con le mani, con le dita, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Vedete? Non so se si vede la limatura rossa qui. A questo punto io penso che avremo sicuramente risolto il problema, ma se non bastasse andiamo a dare un'altra limatina. Guardate un po'. Questo è un, è un problema ragazzi che riscontrerete quasi tutti e che si risolve col nulla mm? avete visto allora prima potevamo solo stringere così vi ricordate in questa posizione avendo adesso fatto quel lavoro nel foro noi possiamo tirare sul pezzo guardate qua guardate il pezzo di plastica sulla vite che lavoro fa vedete quindi lo tiriamo su così lo stringiamo senza esagerare e andiamo a reinserire di nuovo tutto e controlliamo ragazzi ma sicuramente, anche se non è perfetto, capirete già che è tutto un altro affare andiamo a vedere. Questo, lo tiriamo giù e va benissimo. Andiamo a tirare su questo. Allora, guardiamo innanzitutto qua. Stringiamolo bene, aspettate così, andiamo a vederlo qua e vediamo che a filo. Andiamo a vederlo qua. Adesso guardate cosa succede. Vedete che si vede ancora un po'. Vedete? Basta fare così. Quindi vuol dire che io devo aprirlo. Guardate, guardate la letta qua. Devo aprirlo, metterlo così e stringerlo. E ho risolto tutto. Ma la cosa importante, guardate il filo superiore. Non c'è più quel gradino che avevamo all'inizio. Quindi andiamo per l'ennesima volta, adesso lo apro, metto in pausa, lo stringo e ve lo faccio rivedere, ok? Eccoci di nuovo qua ragazzi, guardate, io penso che così sia più che accettabile, vedete? La linea che prima si vedeva qui di argento è perfetta come questa e qui il gradino, come potete vedere, non c'è più. Ho dovuto appena appena un po' allargare, ma pochissimo ragazzi, e questo dovete fare anche voi. Eh? Spero di essere stato chiaro. Ovviamente nulla di tutto questo è obbligatorio, è un fatto estetico. A me piace più che sia perfettamente simmetrico, come adesso. Vedete? Questo che mi interessa a me è qui. Vedete? Poi lo devo stringere. E sono a posto ora andiamo a questo punto e procediamo con il montaggio del numero 86 a questo punto possiamo rimontarci l'asta di prolunga che ci consentirà dalla parte posteriore quindi dalla schiena di poter attivare quindi accendere o spegnere il nostro reattore arc andiamo a metterla di nuovo come era prima o così o così non c'è alcuna importanza, non ha alcuna importanza. non stringete forte appena arrivate in battuta fermatevi perfetto vado a riposizionarmi questi perfetto qua abbiamo la parte superiore già messa allora l'azienda ci dice la di Agostini adesso ci fa assemblare questo a, al torace ci dice o mettete un filo attac attaccato a questo perno lo fate uscire da questo foro deve essere molto sottile il filo ovviamente e vi aiutate come guida a tirarlo fuori da qui oppure come vi avevo già fatto vedere l'altra volta io faccio questo svito queste due viti Potete anche metterlo poi una volta che avete messo la schiena e questo pezzo ovviamente. Queste sono delle aggiunte che io ho messo e vi ho spiegato perché nei video parlo del nastro. Andate a vederlo per chi non l'avesse visto. Poi andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima. Andiamo a inserire il pezzo così. Ok? E poi io, una volta che ho inserito questo, vado, io adesso metterò in pausa il video ragazzi, perché riuscire a inquadrare e centrare il tutto non è cosa semplice, però vi faccio vedere che voi potete tranquillamente lavorare dall'interno qui per centrare il buco dove va inserita poi l'asta di prolunga. Ok ragazzi? A dopo. Eccoci di nuovo qua ragazzi. Guardate la linea come perfetta delle giunzioni qui e qui e qui che prima era veramente impossibile da lasciare così vedete è perfetto adesso a questo punto ci dice di tirare su una e due e andare ad inserire in questi fori uno qui e uno qui, le due viti IM. Sapete che Michele mette sempre il grasso per crearsi il filetto prima? Parlo delle viti che vanno avvitate nel metallo. Chi mi segue ormai lo sa lo dico per chi non mi ha mai seguito ed è la prima volta che mi vede, quando fate questo lavoro attenzione perché vi viene facile e spontaneo pressare qua sopra, questa è plastica non lo fate, non pressateli ok, avvitate senza schiacciare da nessun'altra parte, Io non le aviterò tutte ragazzi, non le avviterò tutte perché poi andrò a crearmi il filetto con il grasso e poi le aviterò. Successivamente a questo, una volta che abbiamo montato il pezzo, ci dice di andare ad inserire, quindi andiamo a tirare su tutte le alette. Michele, che fai danno? Allora, perfetto. Scusatemi, ovviamente ci vanno anche due diti IM, una qua e una qua. Andiamo a mettercele. Ok. Quanto è bella questa armatura? Quanto è bella questa armatura? Io sono entusiasta, sono contentissimo, non importa se abbiamo fatto degli interventi ragazzi, ma non importa. Quello che conta è che poi tutto funzioni perfettamente e funziona. Allora, vi aiuto. Innanzitutto dovete avere un buon cacciavite calamitato perché se no altrimenti fate fatica. Poi, una volta arrivati in fondo, invece di avvitare, girate al contrario il cacciavite e poi avvitate. Fate un giro al contrario e poi avvitate. Lui prenderà da solo il filetto. Perfetto. A questo punto ci dice di prendere le due placchette dorate dove una andrà messa qui non vi potete sbagliare perché così non la potete assolutamente mettere, quindi una va messa qui e una va messa qui. Però ragazzi, dovete essere sicuri che il vostro modello vi piaccia come accoppiamenti di plastiche e movimenti, perché una volta che mettete questi Successivamente ci dicono di mettere anche questi nella parte alta, e eh, ragazzi, questi non li togliete più eh, senza rischiare di spaccare sotto i pin. Perché per riaprire il torace dovete fare questo. Quindi, il consiglio che vi do io è innanzitutto, una volta che li mettete, come vi ho detto prima, dovete essere sicuri che è tutto a posto. E quando li mettete schiacciatelo piano 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 piano, ma non solo da un lato, perché perché. Questi non sono diritti. Vedete che sono in obliquo, quindi se lo mettete di colpo, questo si spezza. Allora, io adesso ovviamente non li inserisco perché come vi ho detto poi andrò a riaprirlo, andrò a riaprirlo chiaramente perché? Perché Ah, ecco. <ride> Ragazzi, voi avete ragione, vedete che qui manca il pulsante, adesso vi dico il perché, guardate, guardate cosa fa Michele. <ride> Mi viene da ridere perché vedevo questo buco e dicevo: Ma cosa ci devo mai mettere in questo buco? Un filone di pane. E poi, siccome ne sto facendo tre, vedete, <ride> era questo il pezzo che dovevo montare adesso nel video. Ma vi rendete conto? <ride> Però non importa, ragazzi, tutto quello ne ho ancora un altro, eh, che sto montando. Tutto quello che vi ho detto fino adesso è tutto giusto. Ecco, l'unica cosa è che questo va montato prima ovviamente eh? quindi ecco tanto io non ho messo i pin vedete quindi lo riapro lo rimonterò tanto comunque dovevo riaprirlo ecco ricordatevi questo ovviamente è già presente è ovvio eh scusate ragazzi <ride> ok allora fatto questo fatto questo ah un'altra cosa giusto così vedete come vi ho già detto prima guardate come si aprono queste lamelle come stanno su dove voglio questo non balla e queste guardate, le ho piegate, vi ricordate com'è giusto che sia. Queste vanno piegate così anche se non ce lo dicono. Guardate gli altri modelli anche Hot Toys o il reale. Non è diritta questa, questa sì, questa no. Questa, vedete, è perfettamente in linea con la schiena. Non è pensabile che questa dritta ridi così, come fa questo poi a stare giù bene? Ecco perché è tutto perfetto qui, vedete? Qui è tutto perfetto. E qui è tutto perfetto vedete spettacolo allora fatto questo tiriamo su e ci dice di andare ad inserire allora il dettaglio in de interno destro e quello sinistro che sono questi qui anche questi ragazzi io ve li appoggio tanto a me interessava Dirvi soprattutto quello che vi ho detto prima come potenziale modifica, eh? Ragazzi, lo sapete. Comunque, questo, una volta che avete stretto tutto, va messo semplicemente così: uno qui e uno qui. Vedete? Allora, l'errore che fanno molti, adesso aspettate che vedo se riesco a darvi qualche consiglio in merito a questo. Allora, l'errore comune è quello di non, non, non considerare mai quando i pin sono in diagonale in questa maniera. Attenzione, quando i pin non sono diritti, vedete che sono piegati, ovviamente perché servono così, quindi non sono diritti ma sono così, non dovete schiacciare il pezzo giù da una parte all'altra perché spezzate il pin. Dovete inserirlo. Così come vi fa vedere, cioè questo andiamo a metterlo dentro e spingiamo in avanti, guardate. Ovviamente io non lo inserirò tutto perché dovrò andare a riaprire lì, lo sapete. Quindi andate a centrare con questo qui, il primo qua, il primo buco. Questo. E insieme questo. E poi fate scivolare così in avanti. Non premere, scivolare. Guardate. Inseriamo. Sì, buonanotte. E Eccolo qui. Inseriamo il primo. Come vi ho spiegato, lo fate centrare, mettete il secondo all'interno, vedete? E lui, guardate cosa fa. Guardate. Scivola in avanti, guardate, non dovete pressare dritto, è importante questo perché lo rompete, altrimenti lo fate scivolare in avanti così, una volta chiaramente c'è entrato il foro sotto, ecco. E lo tirate in avanti. Adesso io non lo mando perché se no lui si incastra e poi rischio di romperlo quando poi devo andarlo a togliere per evitare di nuovo le viti e fare quello che vi ho già spiegato prima. Quindi uno va messo qui. Uno ovviamente va dall'altra parte, in questa maniera, vedete? Alla fine ci dice di conservare questo e i due pezzettini per il successivo montaggio, cioè sono questi qua, uno e due. Eh ragazzi, i video fanno abbastanza schifo, eh? me ne rendo conto! <ride> Però chi ve le spiega queste cose, ragazzi? Anche chi mi critica, ho visto che copia quello che faccio, ma dovete copiare, perché se volevo tenerlo per me, me lo tenevo per me, ragazzi, non facevo i video. Quello che sarebbe importante sarebbe anche dire la fonte, no? Almeno quello che dite voi, ragazzi. Mm? Va bene, a questo punto il pezzo è finito. Aspettate che vedo se riesco a fare un po' di ordine. Guardate che bellezza, il pezzo è finito. <ride> ci ho messo solo 35 minuti a spiegarvelo. Ragazzi, se non dovevo dirvi queste cose, io le avevo risolte. Se non ve le dovevo dire, ci mettevo 10 minuti a fare il video. Eh? Guardate che, che bellezza adesso. Ma guardate, vedete, è così che deve essere. Così, vedete le distanze? Sono perfette. Così a me piace il modello. Altro che poi. Vi dico subito che ho già il numero 87 e appena possibile farò il video appunto anche dell'87. Questo poi andrà messo così, ma adesso non ci interessa. Va bene ragazzi, adesso Michele vi saluta. Mi auguro di esservi stato d'aiuto. Con questo <ride> non sta su. Mettiamolo no, così, non mi piace così. Ce la faccio? Sì. Allora, eh, ah, poi farò un video, però come vi ho detto, io ho usato, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, io ho usato questi che ho acquistato a 9 euro e qualcosa nei negozi eh, orientali. Sono delle punzonatrici che vanno da 3 mm, come potete vedere, a 12 mm. Parliamo del diametro ovviamente che vi consente l'attrezzo di fare come guarnizione. Vedete? io ho usato questa che è da 4 mm e mi sono andato a creare quelle rondelline vedete mi stavo dimenticando anche di queste ve le faccio vedere mi sono andato a creare eccola qua questa l'ho poi colorata di rosso così mi sono andato a creare con la punzonatrice dal blister da questo pezzo qui, un pezzo qualsiasi questo trasparente Vedete, battendo, vi faccio vedere, ho crea, voilà, battendo ho creato, ce la faccio inquadrare. Aspettate, quante cose che dice Michele. Non è proprio un canale normale, questo. <ride> Comunque, vedete, ho fatto questa guarnizione, e poi con. Uno spillo ho fatto un foro dentro di centraggio e poi con un chiodino, chiaramente del diametro che mi interessava, che mi permettesse poi alla vita di entrare dentro, l'ho scaldato leggermente e ho fatto il foro. Ho creato quattro rondelle e queste rondelle sono quelle che poi io ho messo qui all'interno: una, due, tre e 4 che potete anche si intravedono anche. Le vedete? 1 2 3 4 e questo vi permette di tenere perfettamente allineato e con la giusta rigidità il pezzo quando andrete a appunto usarlo. Tenete sempre presente ragazzi che non è un giocattolo, non ci dovete giocare, quindi è ovvio, no, questo, non è che ve lo devo sempre dire. Però perché montare il modello con dei difetti quando possiamo intervenire e risolverli? Ragazzi, a questo punto credo di avervi detto tutto, anzi ah, sì, ovviamente questo qui come potete vedere poi andrà avvitato lo potete tranquillamente mettere dopo, vedete? Quindi lo avvitate e siete a posto. Però ecco, prima di mettere i pezzi assicuratevi che tutto sia a posto, perché poi non lo aprite più, ok ragazzi? Non lo aprite più, mi raccomando, eh? Come questi, vedete? Faccio vedere. Vedete, questo non c'entra nulla con l'86, ma Michele è fatto così, vedete? Io non ho messo questi tappi. Vi ricordate, ragazzi: non mettete tappi, non mettete le coperture sopra, non mettete le coperture qua perché se poi vi diventano molli, questi potete intervenire diversamente. No, questo dovete stringerlo non troppo duro, ma non deve cadervi giù perché questo pezzo qua è quello che voi dovrete agire con le vostre dita una volta che tirate giù il braccio per farlo andare contro al collo, diciamo in direzione del collo di Iron Man, così che non si veda quel brutto foro al centro. Se questo è molle vi cade giù. Ma se avete già messo i tappi e eh, dovete toglierli, e io ve l'avevo detto di non metterli, ok ragazzi? Mm? Guardate che magnificenza. Va bene, io ho detto quello che dovevo dire, a questo punto, per, <ride> per l'ennesima volta... Michele vi saluta, grazie di avermi seguito, grazie ragazzi, grazie del vostro tempo, arrivederci al prossimo video e mi raccomando se avete piacere iscrivetevi al mio canale, non vi dimenticate ragazzi, eh, non vi dimenticate, mi raccomando se avete piacere. Ciao e arrivederci al prossimo video, adesso per chi lo desidera mi può seguire perché faccio, do la possibilità a chi lo desidera di poter guardare tutto l'interno del fascicolo, non soltanto di vedere le immagini ma di poter anche, qualora lo voleste, dare una lettura ai contenuti, ok? Ciao ragazzi, eccoci qua, partiamo subito con la prima pagina di copertina, l'abbiamo già vista, lo so, ma questa è la seconda parte, devo ripeterlo ragazzi. <ride> facciamo una cosa più <ride> meno brutta insomma allora andiamo a vedere prima pagina dei servizi è durato questo video e eh, me ne accorgo ma io non credo che ci siano tanti che vi spiegano come vi spiego io poi posso piacere o non piacere però io sono così È ovvio che questo serve a chi non ha fatto la collezione ragazzi eh, voi che l'avete fatta così come me non avete certo bisogno di michele che vi fa vedere queste cose lo capisco ma molti per una ragione o per l'altra non hanno fatto la collezione ed è per loro che io faccio questo se poi voi volete anche visualizzare questa parte del video Invece di guardare solo le modifiche, <ride> le tentoni, guardatele, guardate anche questo, così mi aiutate. Anche se non sto guadagnando niente, ragazzi, non mi credete che sto guadagnando 50 centesimi? Ma va, cosa volete guadagnare con 748 iscritti? Cosa volete guadagnare? Eh. Però dai, è una soddisfazione essere arrivato quasi a 90.000 visualizzazioni totali. E questo lo dico lo dirò sempre e solo grazie a voi abbiamo quasi finito così avete dato anche un'occhiata al fascicolo numero 86 nell'87 c'è un pezzo molto grande adesso poi vi do un'anteprima velocissima si è visto sono andato forse un po troppo veloce scusate e abbiamo finito ultime pagine Ecco qua ragazzi, nella prossima uscita costruisci la sedicesima parte del torace. Ma noi la sedicesima parte del torace <ride> l'abbiamo qui, <ride> eccola, andiamo a prenderla. Poi la vedremo ovviamente nel video dedicato. Questo è l'87 e questa è la parte del torace. Con il vetrino trasparente che poi andrà applicato ovviamente qui e che coprirà il reattore arche con i suoi particolari del torace molto carini argentati ma lo vedremo poi nel video che andrò se riesco a fare successivamente una volta caricato questo bene ragazzi Michele vi saluta vi ringrazio anche a voi di tutto cuore per essere stati con me e vi auguro una serena giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ciao ragazzi, al prossimo video.